Ciao ragazze, bentornate sul canale. Ho tutti i miei preferiti del mese di aprile da mostrarvi e iniziamo. Sono tutti preferiti come sempre: beauty, hair care, body care, skin care, makeup. Iniziamo dal makeup. La scoperta entusiasmante di questo mese è stato un brand low cost di cui ancora non vi ho parlato in video perché devo ancora registrarvi, penso dopo di questo, uscirà appunto dopo questo video, il full face low cost, ma non posso non parlarvi di questi prodotti per le labbra. Sono matite e rossetti di Astra Makeup. Ve le avevo mostrate su Instagram, che vi lascio qui, e ogni volta che ve le mostravo, insomma, sono piovute domande su dove si possono comprare. Allora, io ho acquistato la prima volta online, le ho comprate tutte, ho comprato 2 o 3 volte, le altre 2 volte ho comprato in negozio. Dove si trova? Si trovano nei negozi dei cinesi, strano a dirsi, ma è così. È proprio un brand che si trova lì, tra l'altro, meno dove sono andata io, poi non so voi dove abitate, cioè non ho la mappatura di Google di tutti i cinesi che distribuiscono Astra nella vostra zona, però dove sono andata io lo stand era tenuto veramente molto molto bene. Comunque, a parte questo, io sono innamorata delle matite per le labbra. Ve le faccio vedere, si chiamano Lip Pencil, la classica Professional Lip Pencil matita labbra. È la classica matita labbra antica, cioè quelle che si usavano una volta, con fatta in legno, quindi non in gel. Si temperano ovviamente, io ho 3 colori, adesso vi metto tutti e 3 le swatches. Io ho la 32, la 33 e la 47. La 32 è quella che ho sulle labbra adesso, quindi la vedete direttamente swatchata sulle mie labbra. E sono matite di una durezza media, ma allo stesso tempo, se avete magari dei residui di burro cacao, potete comunque andare ad utilizzarle come rossetto su tutte le labbra, altrimenti comunque sempre con un burro cacao, perché non sono proprio morbidissime da stendere. Durano benissimo, resistono bene. Devo dire che sono delle matite che costano meno di 2 euro, o sui 2 euro comunque i prezzi sono quelli, e sono veramente valide. Io ho preso 3 colori, ma prenderei tutti i colori che ci sono. Passiamo invece al discorso rossetti, e anche qui ho 3 colori. Uno ha fatto innamorare tutte voi e ve lo siete anche andate a comprare, mi fa super piacere. Ed è, allora, il rossetto è questo, si chiama Astra My Lipstick Full Color, ed è il classico, anche qui, rossetto. Il 41, no, sì, il 41 è questo colore qui. È una via di mezzo fra un corallo, un arancio, un nude, insomma, un colore bellissimo, che sta benissimo, secondo me, su tutti i tipi di pelle, tutti i tipi di colori, tutti i tipi di trucco. È un bellissimo colore. Poi ne ho altri 2, che sono 2 nude. Mettiamo via questo. Uno è lo 02 e uno è lo 05, che a vederli così sembrano simili. In realtà lo 02 è un po' più chiaro del colore delle labbra, un nude più rosato, mentre lo 05 è un nude un po' più marroncino ed è quello più simile al mio colore di labbra, quindi anche qui durata ottima, super soddisfatta. Passiamo ai prodotti per i capelli, che so che mi chiedete sempre un hair care routine, però io cerco di farvela sempre qui nei preferiti. Allora, ho 3 prodotti per i capelli, 2 sono uno shampoo e un balsamo, e poi c'è un prodotto per lo styling che vi faccio vedere dopo. Io sto usando questa combo di Freshly Cosmetics. Freshly, lo sapete, è un brand di cui poi vi faccio vedere anche un'altra cosa, che utilizza tutti i prodotti naturali certificati. Abbiamo il certificato bio, non sono testati sugli animali, possono utilizzarli anche vegani, eccetera eccetera. Ormai lo conosciamo un po' tutti, questo brand molto buono, tutte le cose che provo mi piacciono sempre. E adesso sto utilizzando la combo shampoo e balsamo. Allora, lo shampoo è uno shampoo al pompelmo. Intanto sono comodissimi perché hanno appunto il dispenser con il push, quindi con la
col dosatore, perfetti quando siete in vasca. Io non so se voi lavate i capelli in vasca o in doccia, comunque sia in vasca che in doccia è comodissimo avere il dosatore per non prendere il flacone, insomma non fare danno. Allora, vi stavo dicendo dello shampoo. Lo shampoo mi piace perché è uno shampoo, allora, è uno shampoo bio, naturale, quindi non immaginatevi il potere schiumogeno che hanno di solito tutti gli shampoo, non con ingredienti naturali, quindi non fa tutta questa grandissima schiuma, non dà quella sensazione di pulito che è dovuta appunto all'azione schiumogena del prodotto, ma comunque pulisce molto bene. Va benissimo anche perché ha una pelle, una pelle della testa, quindi la cute, sensibile, irritata, ha un'azione detox perché abbiamo all'interno anche l'aloe che va a lenire la cute irritata, e mi sta piacendo molto, ma mi sta piacendo molto abbinato a questo, perché non è assolutamente idratante, nel senso che i capelli, quando vado a risciacquare lo shampoo, sono difficili da pettinare. Infatti la prima volta che l'ho utilizzato ho detto, oddio, adesso come faccio? E poi ho utilizzato il balsamo. Il balsamo invece è un antifrizz all'olio di cocco. Intanto profumano di cocco da morire, mamma che buono. E anche questo è lo stesso discorso per quanto riguarda gli ingredienti, tutti buoni, tutti naturali, ma ha un potere altamente idratante. Io faccio delle belle pushate di prodotto, vado a metterlo proprio su tutti i capelli, quindi su tutta la lunghezza, e riesco così a districarli con le mani e a dargli una prima pettinata, a sciogliere un po' di nodi che si sono creati. Mi piace tantissimo abbinato a quello shampoo, perché quello shampoo da solo, senza un bel balsamo idratante, addirittura una maschera, non mi piacerebbe, perché appunto lascia i capelli molto così, ecco, per farvi capire. Però mi piacciono molto insieme, e soprattutto per la mia cute, che è una cute, lo sappiamo, sensibile, soffro di dermatite a periodi, bla bla bla. Non mi sta dando problemi, cioè mi sveglio magari che ho dei giorni in cui ho uno sfogo un po' più evidente di altri, ma quello non dipende dai prodotti, ma dipende insomma da altre cose. L'altro prodotto di styling che vi faccio vedere è un prodotto di UE, UE Hair Care. Questa la trovate da Sephora, sia online che non, e poi c'è anche in altri siti che spediscono soprattutto dall'Inghilterra. Adesso non mi ricordo se su Cult Beauty, dove acquisto spesso, c'è, però appunto da Sephora la trovate. E mi avevo preso il kit con il texturizing spray, che è una bomboletta di spray texturizzante, il più famoso forse prodotto di UE, e poi in abbinato c'era questo, che è il Wave Spray. Questo è uno spray da utilizzare sui capelli umidi tamponati per dare quell'effetto beach wave, quindi onde naturali, come se fossimo in riva al mare. A differenza però di un classico beach waves, quindi di quei prodotti a base di sale, questo non secca i capelli come quei prodotti, perché comunque non ha quello stesso inci. Però io l'ho utilizzato in un altro modo. Avevo i capelli come adesso, quindi li ho lavati ieri e li ho asciugati tranquillamente. Se io adesso volessi fare le onde, andrei a spruzzare un po' di questa brum, perché è proprio un'acqua, su tutte le lunghezze, lascerei asciugare e poi passerei il ferro. In quel modo la piega delle onde mi reggerebbe molto di più. Ho notato proprio questa cosa quando ho fatto le onde con la piastra GHD. Non sono ancora capace di farle, perché un lato mi viene bene e un lato mi viene male, ma migliorerò e poi vi farò vedere come fare, anche se voi non siete capaci. Però appunto ho notato che le onde con la piastra, secondo me, durano meno di quelle col ferro, e se non avete visto come le faccio, vi lascio il video nelle schede. Però se abbiniamo un prodottino del genere, mi piace. Io l'anno scorso lo utilizzavo sui capelli umidi, quando non li facevo asciugare, non li asciugavo col phon, cioè in piena estate. Adesso siamo a maggio, ma non si può ancora fare questa cosa perché sembra novembre, però ecco, da tenere a mente, soprattutto se trovate la mini taglia, che è quella da 50 ml nel kit, o anche da sola, provatela. Prodotti corpo. Prima di passare alla skincare viso, parliamo dei prodotti per il corpo. Io ho due prodotti, due creme corpo, non ci credo nemmeno io, ma ebbene sì. Allora, io ho ricomprato lei. Una delle poche certezze che ho nella vita è la Masvelte. La Masvelte di Clarins
Io ve ne ho parlato per anni tantissimo, vi ho spiegato bene che cos'è, adesso vi faccio un breve riassunto. Questa è praticamente considerata una trita grassi, una brucia grassi, è una crema rimodellante che va a riconoscere le zone di adipe, diciamo, localizzato. Ora, prendete sempre tutto con le pinze perché non vorrei mai passare per quella che vi dice bevete questa cosa e dimagrite o mettete questa crema e vi spariscono. No, no. Ma è un aiutino perché io trovo che sia tra quelle che ho provato l'unica ad aver, tra virgolette, funzionato. Almeno per quanto riguarda l'aspetto della pelle, la compattezza, la tonicità, sempre associata ad una sana, perlomeno, alimentazione e un minimo di attività fisica, che se non volete andare in palestra potrebbe essere anche tipo fare le scale piuttosto che prendere l'ascensore o camminare velocemente. E, mi piace, ma sempre abbinata, come vi dicevo, a questi altri piccoli accorgimenti. Quindi, visto che sta arrivando l'estate, non siamo neanche in primavera, visto che sta arrivando l'estate, se volete provarla, per me questa è una delle garanzie, quella che proprio vi consiglierei di comprare e su cui investire sicuramente, perché sono sicura di non promettervi aria fritta. Mentre, altro prodotto è questo qui. Questo è il burro corpo fondente nutriente, mi viene l'acquolina, al cocco. È di Fitorelax, ve l'ho già detto. Queste sono delle nuove linee. Io ho anche il bagno schiuma da iniziare, ma sto finendo un altro bagno schiuma e poi userò questo profumo. Mamma mia, guardate quanto è buono. No, voi non potete capire il profumo. Come lo uso? Io lo uso dopo ogni doccia perché proprio mi piace la sensazione burrosa da massaggiare, ma non è un burro di quelli difficili da far asciugare sulla pelle o comunque da stendere che resti un po' appiccicosa. No, si fonde perfettamente, si asciuga benissimo e soprattutto vi lascia una pelle profumata, profumatissima. Quindi io lo applico sulla parte superiore del corpo, soprattutto questa zona, quindi décolleté, torace, braccia, e mentre su tutto il resto metto appunto la mazzetta o l'olio, insomma quello che sto utilizzando. Comunque provate questa linea, ragazze, perché è profumatissima. Se siete amanti del cocco quello buono, provate. Passiamo ai prodotti di skincare che ci piacciono tanto 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 tanto. Primo prodotto di skincare è un nuovo prodotto di Double B. In realtà non è un nuovo prodotto perché già lo faceva, ma in un pack un po' scomodo. E sto parlando del lip balm, è questo qui. Questa è la nuova versione, cioè il nuovo pack che vedete intanto in plastica e poi è come se fosse un gloss. Prima lo faceva in vetro roll-on. Io il roll-on non amo molto. La formulazione però non è assolutamente cambiata perché abbiamo all'interno olio di argan, burro di karité, vitamina E e serie di acido ialuronico che praticamente una volta a contatto con le labbra danno quell'effetto un po' più rimpolpato e più nutrito. È assolutamente in odore e assolutamente in sapore, infatti sulla pagina Instagram di Double B c'era stato appunto... Nelle storie c'era la possibilità di fare delle domande per quanto riguardava il nuovo pack. Io avevo chiesto di cosa sa e mi aveva risposto di niente. In realtà sa di niente, cioè veramente non è quell'inodore o l'insapore che poi in realtà ha l'odore o il sapore dell'inodore. No, non sa proprio di niente, quindi andate sul sicuro. Andate proprio sul sicuro che non sa di niente ed è bellissimo. Lo si può utilizzare anche come gloss perché appunto lascia le labbra morbidissime, rimpolpate e lucide, quindi sembra proprio che abbiate messo un gloss rimpolpante e non pizzica perché non ha peperoncino e quelle cose lì dentro, quindi assolutamente da provare. Io lo utilizzo mattina e sera perché ce l'ho nell'armadietto della mia skincare. Secondo prodotto che vi faccio vedere è un'acqua micellare che mi sta piacendo tantissimo. Questa è della Neogen Dermalogy, si chiamerà così, Neogen Lab. Ha i fiori di calendula ed è praticamente un'acqua micellare, come potete vedere, che all'interno ha questi petali di calendula che a me ricordano tanto il tonico di Kiehl's, ma qui abbiamo un inci, mi sa, migliore,
Sì, mi sa proprio di sì. E la trovate su Amazon, quindi provate a cercare lì. Sono 300 ml. Come vedete io la uso per struccare gli occhi e rimuovere il grosso dal viso, poi passo a varie altre cose. E delicata, delicata, sta diventando una delle mie acque micellari preferite perché mi rimuove il trucco come un bifasico e non mi brucia assolutamente gli occhi. Io ultimamente sto truccando molto più gli occhi, quindi spesso arrivo a sera che ho magari l'ombretto, vari glitterini, piuttosto che il mascara con la base sotto, quindi ho tanto da struccare, ragazze, dischetto di cotone o cotone organico, quelli che utilizzate voi, appoggiate, lasciate in posa, fate così, avete tutto rimosso, super anche sul viso, quindi ve la volevo consigliare perché è da provare. Prodotto detergente top del mese è questo che vi dicevo prima. È un prodotto nuovo di Freshly, sempre Freshly Cosmetics. Si chiama Rose Quartz Facial Cleanser. Bottiglietta in vetro, dosatore molto molto carina. Vedete, io la uso praticamente tutte le sere e mi piace tantissimo. Allora, qua abbiamo il 99,9% di ingredienti naturali, ma l'innovazione di questo detergente è il fatto di non avere sapone, è un detergente senza sapone. Vi vado a leggere perché non me lo sarei mai ricordato perché non ha il sapone. Allora, hanno combinato incredibili estratti di piante con un'elevata concentrazione di saponine. Ecco, saponine non me lo ricordo mai. Questi glucosidi naturali, dalle proprietà simili a quelle del sapone, non irritano né seccano la pelle, quindi abbiamo comunque un'azione detergente e anche piacevole da massaggiare perché comunque un po' di prodotto da massaggiare sulla pelle c'è, cioè, ecco, non lo uso mai con il Clarisonic, per esempio, perché mi piacciono i detergenti schiumogeni col Clarisonic, ma lo rimuovo con la Conjac Sponge. Quindi vado poi a rimuovere tutto quello che ho sul viso con la Conjac. È adattissimo anche a chi ha la pelle mista perché comunque tiene a bada la seborregolarizzazione della pelle e ha un'azione anche sui pori dilatati. Poi parliamo a parte dei pori dilatati, facciamo un altro discorso un'altra volta. Vi devo aggiornare sulla skincare routine perché penso di aver capito e svoltato, però diciamolo forte perché sennò. E poi vi leggo altri ingredienti che ci sono: fiori di loto, olio di mandorla, olio vergine di chia, acido ialuronico per rendere la pelle luminosa e vitale. Mi piace un sacco. Ora, però, ci tengo a dirvi questa cosa per prepararvi, se voleste provarlo. Non è un detergente che vi strucca, ok? Quindi, quando utilizzate questo detergente, dovete essere già struccate o perlomeno aver rimosso il grosso come faccio io con l'acqua micellare, perché da solo altrimenti non ha un potere struccante, zero. Va bene per rimuovere quel che resta del make-up, ma non per andare a togliere tutto il make-up che abbiamo sul viso. È molto molto delicato, quindi se avete anche una pelle sensibile, avete problemi di irritazione, ma volete comunque provare un detergente nuovo, più delicato, più naturale, lo potete provare, mi sta piacendo veramente tanto. Mi sta piacendo invece tantissimissimissimissimo, ugualmente, un prodotto che sto utilizzando la sera. È questo. Queste sono delle perle. Allora, intanto di Darphin si chiama Ideal Resource, concentrato olio. Ve lo dico in francese, concentré huile jeunesse au rétinol, da utilizzare la sera. Cosa sono? Praticamente voi aprite, adesso ne prendo una perché sennò. E ci sono queste perle. Voi dovete togliere il tappo, applicare l'olio sulla mano e praticamente distribuirlo su tutto il viso. Allora, come vi ho detto e dice il nome, sono delle capsule di retinolo. Il retinolo che cos'è? Il retinolo è un ingrediente potentissimo che viene utilizzato principalmente in quei prodotti anti-invecchiamento e antiossidanti. Ed è stato appunto incapsulato in queste perle perché il retinolo è anche molto delicato come ingrediente, quindi non può. È sensibile agli sbalzi di aria, agli sbalzi di luce, quindi praticamente per garantire la purezza di questo olio è stato messo in queste micro perle.
un prodotto, una perla va bene per fare, io ci faccio tutto il viso e anche il collo e un po' di décolleté. Può essere utilizzato su tutto il viso, anche nel contorno occhi, la sera. Quindi io cosa faccio quando lo uso? Sto facendo un'azione d'urto e mi detergo il viso, passo il tonico, dopodiché schippo contorno occhi, siero e crema notte, passo direttamente a questo. Per chi è indicato? Allora, di sicuro è indicato per una pelle non giovanissima, cioè non sto parlando, non sto dicendo che è un prodotto adatto a una ragazza di 20 anni, ma 32, quasi, e quindi ci siamo appieno, perché è un prodotto in retinolo che appunto, come vi dicevo, è un anti-invecchiamento, quindi un anti-age, va bene se avete dei primi segni di espressione, se volete dare un po' di compattezza all'incarnato, se volete... ridare luminosità al viso. In più, tra l'altro, qui dentro, oltre al retinolo, ci sono anche degli oli nutrienti, tipo c'è l'olio di macadamia, l'olio di argano e l'olio di jojoba, quindi abbiamo anche un'azione nutriente per la pelle. Quindi io mi metto questo bellissimo trattamento su tutto il viso, sto attenta ad andare bene su tutto il collo, quello che rimane lo passo nelle mani, perché anche le mani indicano l'età, e niente, non metto altro. Non fatevi ingannare dal fatto che si chiama olio, perché comunque sì, è un olio piacevole anche da massaggiare, ma allo stesso tempo non andate a letto unte, ok? Quindi non sporcate il cuscino, non state facendo una maschera da notte, state facendo comunque un prodotto che poi si viene assorbito e comunque si asciuga sulla pelle. Io sto notando, quello che sto notando di più, forse quello di cui la mia pelle aveva più bisogno, e quindi l'effetto è quello più visibile, molta molta compattezza, tantissima, anche a livello di uniformità del viso, meno discromie, proprio la pelle più compatta, più tonica, più bella bella rossodata, insomma. Questo, quindi ve lo consiglio, so che è un investimento, però appunto avete, eccole, avete comunque tante applicazioni, e poi soprattutto comprate le cose di cui la vostra pelle in quel momento ha bisogno. Bene ragazzi, sono arrivate le capoccette e approfittando di questo momento di quiete prima che zampettino ovunque e spostino tutto, vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video, spero di avervi fatto scoprire delle cose nuove e di avervi spiegato qualcosina, magari se conoscevate già qualche prodotto. Ci vediamo al prossimo video.